Salve a tutti ragazzi, sono sempre benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con New Kia Solo. Cioè, che velocità incredibile. Ma no, mi è andata attraverso la vita. Allora, grazie per il supporto nell'episodio precedente. Vedete in basso, a metà a destra, la classifica, ragazzi. Siamo quinti a 29 punti con una partita in meno, a un punto dall'Everton, a 3 punti dal City, dallo United. Quindi siamo lì. Però il problema di questo campionato è che se perdi un attimo il treno, vieni superato da un centinaio veramente di squadre, anche se non ce ne sono 100. Oggi, come avevo detto nello scorso episodio, 4 match di campionato, ragazzi, e ci avviamo al calciomercato. Quindi qua sotto, qualunque sia la vostra idea della mia squadra, consigliatemi i vostri consigli appunto per il calciomercato. Ora, ragazzi, il problema che si è posto nell'episodio precedente è stato quello del fai giocare sempre titolare Meyer, perché ha 19 anni ed è già un 80. Ha compiuto 20 anni, va bene, ha compiuto 20 anni ed è già un 80. Io, ragazzi, in realtà lo facevo giocare, non dico titolare, ma lo facevo sempre entrare e lo facevo giocare come CC. Meyer come CC è sprecato, come ha sprecato Correa esterno destro. Quindi, ragazzi, in questo episodio proverei, ragazzi, una formazione per cercare di risolvere tutti questi giocatori giovanissimi che hanno bisogno di giocare ma non trovano lo spazio, perché purtroppo il 4-2-3-1 è un ruolo, è un modulo che non sfrutta benissimo tutti i nostri giocatori, nonostante io li stia facendo girare molto. Uno di quei ruoli di cui vi sto parlando, che li sfrutta a dovere, è ovviamente il 4-4-2 con il centrocampo a rombo. Però in questo caso avremo un problema di ruoli, perché adesso sì, sta tornando Wijnaldum, però per esempio Shelvey e Saive possono fare i centrocampisti difensivi. Wijnaldum invece può fare soltanto il centrocampista centrale. In questo caso io Wijnaldum lo potrei utilizzare come esterno sinistro. Toglierei spazio però a Pratt e ad Aarons. Un modulo invece che mi può far utilizzare tutti i ruoli è questo, in realtà. Un 4-2-2-2. La formazione più o meno titolare sarà questa, con Gameiro e Correa punte, attaccanti sostenuti da Pratt e Meyer. Pronti a subentrare al posto di Meyer, Jason Martins e Aarons. Quindi questa secondo me potrebbe essere una soluzione, ragazzi. Così riesco a far giocare più persone, più ruoli, perché Meyer sinceramente da CC mi sembra un po' sprecato, eh. Potrei in realtà lasciare un 4-2-3-1 con Meyer che mi fa il CC insieme a Saive o Shelvey, quindi senza nessun problema. Ora, ragazzi, però direi che ho parlato anche abbastanza e possiamo andare a giocarci il primo match contro l'Aston Villa. Vabbè, io, ragazzi, terrei questa formazione sinceramente. Andiamo. Ed eccoci qua, Newcastle Aston Villa. Sono sincero, ho avviato una sorta di rivoluzione quest'oggi con un cambio repentino di modulo. Devo fare delle prove, ragazzi, ci stiamo avvicinando al mercato invernale e voglio vedere chi può far parte di questa squadra e come poter gestire comunque tutti i giocatori. So che potrebbe sembrare strano un cambio di modulo dopo aver comunque stabilito che il 4-2-3-1, come anche nella scorsa stagione con l'Inter, è il mio modulo preferito. Però è vero che abbiamo fatto anche degli acquisti che devono essere sfruttati di più. Correa, esterno destro, fa faville, ma secondo me da attaccante al fianco di Gameiro può rendere molto di più. Come magari può rendere molto di più Meyer in quella posizione che non CC. Signori, spero di aver ragione, sempre sul pezzo e forza Newcastle. Poi ragazzi, c'è da fare anche un altro discorso, eh. È vero che, come nella realtà, un allenatore può anche reinventare un giocatore in un ruolo diverso dal suo. Cioè, non è detto che se il gioco mi dice che Pratt deve fare l'esterno sinistro, io non lo posso mettere centrocampista centrale. Cioè, è questo il discorso. Attenzione a Pratt, che recupera un gran pallone. Attenzione a Dennis Pratt. In mezzo c'è Correa, il passaggio di Dennis Pratt per Correa, che di destro la purga subito, la butta subito dentro. E Newcastle passa in vantaggio. Qui errore grossolano, clamoroso dell'Aston Villa. Madonna, Correa sembra vecchissimo, eppure c'ha 19 anni. Attenzione a questa punizione molto pericolosa per l'Aston Villa. Va Bakuna! Metto Miazga lì sul primo palo, poi Sanchez. Si è salvato Miazga, ma stava per fare un pasticcio sul salvataggio. Pratt se ne va benissimo, bella palla per Saive. C'è Gameiro in mezzo, se la mette sul sinistro. Stava per fare qualcosa di incredibile, ma qua Sissoko
Grandissima chiusura, veramente. Mamma, stava per fare un gol splendido. Attenzione a Gueye, la mette in mezzo. Dove c'è? Yeah, Krul! Krul miracolo. Correa, per Jason Martins, davanti al portiere, Jason Martins! Jason Martins, è entrato da pochissimo. Al posto di Meyer, segna il 2-0, che non chiude la partita, ma ci mette un po' più di sicurezza. Possiamo controllare meglio il gioco, secondo me. Jason Martins, credo questo sia il secondo gol e nel campionato. Il primo proprio alla prima partita, insieme al nuovo arrivato Pratt. Qui abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato come sempre la velocità delle nostre fasce. Attenzione, Krul esce a vuoto, la palla resta lì! Krul, torna in porta, Krul! Attenzione, Grealish la mette in mezzo, bella palla, dove c'è Ayew? Poteva stopparla, poteva rimetterla in mezzo, poteva fare un sacco di cose. Per fortuna per noi qui ha sbagliato a fare qualunque cosa. Attenzione qui all'Aston Villa con Grealish, la mette in mezzo e Ghana si mangia un altro gol. La partita finisce qua. 3 punti a St. James Park, 3 punti al Newcastle, 3 punti in classifica che ci fanno benissimo perché riprendiamo il gruppone in avanti. Discorso modulo, mi sono trovato molto bene, però adesso con l'Everton voglio provare il 4-4-2 con il centrocampo a rombo. Devo vedere se preferisco avere un buco a centrocampo, perché come vedete c'è un buco a centrocampo, con questa formazione, o se preferisco avere un attimo di copertura meno a centrocampo. Sale Miasga, spettacolare Miasga, spettacolare, è salito di più 5 e poi guardate, ogni volta mi sorprende sempre di più. Ok, palla arancione, oggi nevica, formazione titolarissima, andiamo a fare un attimo anche la panchina. È tornato Wijnaldum, ragazzi, è tornato Wijnaldum. Gli daremo qualche possibilità. Eccoci qua di nuovo a St. James Park, questa volta sotto la neve, bellissimo. Non l'avevo ancora visto quest'anno, il St. James Park coperto di neve. Questa è la classifica, ce la fanno vedere bene qui. Magari se riuscissimo a staccare il West Ham sarebbe veramente fenomenale. Ma questo è uno scontro diretto, bisogna stare qui, stare sul pezzo. Siamo pronti ragazzi, sempre sul pezzo e forza Newcastle. Questa è veramente una partita molto, ma molto importante. Attenzione subito all'Everton con Niasse. Para Krul. Il pallone si vede de merda. Faccio fatica a vederlo io. Non so come si vedrà in camera, ragazzi. Però d'altronde questo è. Gamero un po' troppo sulla fascia. La mette in mezzo. Dove c'è Correa? Che salta! Colpisce di testa benissimo. Muslera è obbligato al miracolo. C'è la bella palla larga per Pratt. Pratt, ancora Pratt. Se la mette sul destro. La palla arriva a Gamero. Probabilmente in fuorigioco. No. Sì, fuori gioco. Pratt, la larga per Correa. Correa, in mezzo arriva Maximilian Meyer, che tira malissimo. Stones la riprende, la devia ed è facile per Muslera, ma... Correa, davanti a Muslera, Correa! La parata Muslera, non ci credo che miracolo ha fatto. Meyer, bella palla per Correa, Steso Correa. Calcio di rigore per il Newcastle. Correa steso da Stones. Qui se n'era andato benissimo Correa. Stones fa fallo. Decisamente, proprio senza dubbio. Kevin Gamero contro Muslera. Va Gamero! E stavolta lo fa! Newcastle 1, Everton 0 al 40esimo. Kevin Gamero su calcio di rigore. Il rigore è calciato abbastanza bene, abbastanza potente. Parata dalla bandierina sulla testa di Miasga! Finalmente Matt Miasga su calcio d'angolo! Questo credo sia il nostro primo gol su calcio d'angolo da quando ho iniziato la carriera. Finalmente anche Matt Miasga riesce a segnare. Calcio d'angolo perfetto di Dennis Pratt. Esce malissimo Muslera e Miasga è alto 2 metri. E riesce a colpire. Primo gol per lui in Premier. 2-0 Newcastle. Ok, è il momento di Wijnaldum, esterno sinistro. Attenzione, ancora chiusura di Jan Matt, poi Barkley tira alto. Calcio d'angolo, c'è Muslera in area. Se Krul esce bene, riusciamo a ripartire forse. Jason Martins non riesce a tenerla probabilmente, no, peccato. Finisce qua,
altro 2-0 per il Newcastle. Però ancora Krul migliore in campo, ragazzi. Non so che dirvi. Non mi sembra neanche che avesse fatto delle parate. Ok, forse mi trovo meglio così, ragazzi. Mi sono trovato meglio con questo 4-2, decisamente. Abbiamo superato l'Everton, ovviamente, battendolo. Abbiamo una partita in meno, vincendola. Andremo a 38 punti, ragazzi, e saremo secondi a 2 punti dal Chelsea. Non sarebbe male, non sarebbe male. Però purtroppo oggi devo fare turnover. Devo fare turnover perché poi abbiamo la partita contro il Tottenham. Fiducia di nuovo a Mitrovic, ragazzi. Lo accompagno con Perez. Ok, ragazzi, andiamo a giocare questa partita con Krul, Haidara, Taylor, Adarabioyo, Castagne, Saive, Wijnaldum a sinistra, Townsend a destra, Abdellak Nouri, Mitrovic e Perez. Azzarola, è rimasta la palla arancione. Beh, ci dovrebbe vedere comunque. Mitrovic recupera un gran pallone. Ecco, distrutto fisicamente proprio Mitrovic. Qua è stato spostato con un fallo giusto. Vediamo se Perez riesce a inventarsi qualcosa. Va Perez! Gol! Ayol Perez! Che culo! Che culo! Cioè, abbiamo un culo invidiabile, secondo me, ragazzi. Che gol che abbiamo fatto. Qui i tifosi del West Bromwich ammutoliti, giustamente, perché comunque Perez ha tirato una bella punizione, ma il portiere l'aveva parata traversa e portiere. Quindi spero di... sì, grande parata, qui poi sfortunatissimo. Quindi probabilmente non darà gol a Perez, suppongo. No, da autogol di Foster. Vabbè, Perez ha fatto bene ad esultare. Comunque la punizione l'ha tirata lui. No, qui è successo qualcosa di incredibile. Taylor ha buttato fuori Sessegnon, ma era fuori dal campo. È tornato Wijnaldum, signori! È tornato Wijnaldum! È tornato Wijnaldum. Qui aveva dato un pallone incredibile per Perez. Peccato che Perez fosse in fuorigioco, ma... è tornato Jorginho. E da esterno sinistro mi sta piacendo molto. Gardner la mette in mezzo. Dove arriva Rondon? Esce Krul. Bravissimo. Bravissimo Krul. Attenzione. Il cross in mezzo per Rondon. Ci mette ancora una mano Krul. Perez. Pesca Mitrovic. Lo pesca. Oh, Sessegnon. Forse fallo. Mamma mia, Mitrovic. Cos'è successo? Mitrovic che palla per Saive. Però, porca puttana, cioè, la palla di Perez era perfetta, ragazzi, non diciamo fesserie. Attenzione a Rondon, la gioca bene per Pritchard. Rondon! La lascia lì ad Arabioio. C'è il pareggio del West Bromwich. Eravamo riusciti a tornare qua. Peccato che ad Arabioio qui si è comportato male. È passata proprio a Rondon. Nouri, bella palla per Mitrovic. Mitrovic! Basta, raga, finite. Finite le occasioni per Mitrovic, sinceramente. Mi sono stancato. Proviamo con Dumbia. Cioè, questa era fantastica. Questa era precisa, era perfetta. Nouri non ce la fa più? Perfetto, bene. Dentro Meyer. Attenzione a Gardner, il tiro di Gardner. Fuori. Il West Bromwich ci crede adesso. Ci crede. Krul, qui gran miracolo. Il West Bromwich si sta mettendo in grave difficoltà. Purtroppo quando attaccano poi spesso sto zitto perché mi devo concentrare. Fai partire Arons. In contropiede. Meyer. Sì, Perez. C'è dall'altro lato Dumbia, Foster! Abbiamo sprecato l'occasione di passare in vantaggio, ovviamente. Finisce qua, ragazzi, 1-1. Un pareggio che mi pesa davvero tanto per come è avvenuto. Forse anche meritato alla fine, perché il West Bromwich ha fatto qualcosa in più. Ok, adesso 2 giorni alla sfida con il Tottenham. È inutile dire quanto sia importante. Bellissima la maglia viola del Tottenham. Ci andiamo a giocare con la formazione titolare. Tottenham Newcastle. Questo è un periodo bruttissimo per giocare, perché
Neve, pioggia, neve, pioggia, neve, pioggia, neve, pioggia. Non mi piace per niente. Palla arancione, ragazzi, si vede, io la lascio così, sempre sul pezzo, forse mi ha chiesto. Attenzione qui al buco lasciato dalla nostra difesa. Mamma mia, che ripartenza. Gran palla di tacco di Dele Alli, poi Son la fa girare, nulla può Krul, però ho sbagliato io, ho fatto uscire troppo Miasga. Correa, bella palla per Meyer! Vorm la parata. Vorm la parata. Che miracolo. Prat. Sì! No! 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 Avevo già esultato fortissimo sul colpo di testa di Miasga. Traversa piena. Traversa piena. Puttana delle ali fortissimo. Alle fortissimo. Shelby, prova a fermarlo. Qualcuno lo fermi. No. Oddio, Jan Matt. Pensavo facesse fallo. Se Alli cadeva, rischiava rigore. Attenzione alla mela. La mette in mezzo. Eriksen ci arriva in scivolata. Stiamo soffrendo. Stiamo soffrendo molto. Finisce con il primo tempo. 1-0 per il Tottenham. Non stiamo giocando male, ma il Tottenham è fortissimo. È fortissimo veramente. Non è... Faccio fatica a passare. Meyer. Oddio, che palla per Correa! No, raga, no, no, questo non l'accetto. Questo non l'accetto veramente. Voi mi dite, la devi piazzare. Cristo, cioè, più piazzata di così, la diata centrale, cosa devo fare? La palla arriva a Wijnaldum. Eccolo lì, guarda che riparte Shadli. No, perché... vabbè, figa, dai, ma cos'è? Ma va a cagare, va. Cioè, glielo vogliamo far fare il raddoppio. Vabbè, non posso più vincere un contrasto, raga. Perez. Gamero. Che bella palla per Prat. Prat! Prat! Cioè, ragazzi, Vertonghen, che intervento ha fatto. Io non posso veramente fare niente contro questa difesa, eh. Non posso veramente fare niente. Tutta la partita è che ci provo. Perso la testa, Rega, ho perso la testa. Ammonito Miazga, ma ho perso la testa qua, veramente. Ho perso la testa perché se passi in svantaggio non puoi più fare niente, ragazzi. Cioè, ma si vede proprio. Io adesso non dico che... appunto. Non dico che le devo vincere tutte, ma... datemi quello che mi merito. Cioè, qui la mela ha fatto una roba incredibile. E niente. Peccato, ci abbiamo provato fino alla fine. Meritavamo sicuramente qualcosa in più, eh. Finisce qua, ragazzi. 2-0 per il Tottenham. Che brutta sconfitta, veramente. Abbiamo giocato male, però il Tottenham era superiore ovviamente, cioè ci sta. Il problema è che a perderne una così, poi si rischia veramente di perdere il treno. Questa è la classifica, signori. Siamo a 4 punti dal Chelsea comunque. Siamo a 4 punti dal Chelsea nonostante questa sconfitta. 4 punti e 3 punti dal City e dallo United. Quindi dai, siamo messi ancora molto bene. Allora, nel prossimo episodio inizia il calciomercato. Qua sotto i vostri commenti, nel prossimo episodio vedremo FA Cup, Arsenal, Manchester United e West Ham. Cioè, qualcosa di incredibile. Parlando di calciomercato, ragazzi, io direi che... non lo so sinceramente cosa ci potrebbe servire. Probabilmente un terzino sinistra di ricambio. Un portiere di ricambio. Non lo so. Consigliatemi qua sotto. Sicuramente uno da sostituire con Mitrovic. Quindi consigliatemi un attaccante da sostituire a Mitrovic. Potremmo lavorare sulle riserve. Per esempio, quella mela là mi faceva gola. La mela non sarebbe male. A sinistra siamo coperti perché c'è Wijnaldum, Pratt e anche Aarons. COC abbiamo Meyer e Nuri. Però va bene secondo me, va benissimo. Attacco Gameiro, Correa e Perez. E mi serve secondo me un altro attaccante di riserva che appunto prenderà il posto di Mitrovic. Signori, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ovvero domenica mattina. Ciao a tutti ragazzi.